sono qui e sono con la fascia. Qualcuno mi chiedeva, la metti o non la metti la fascia? Dico intanto perché ho messo la fascia. Quando sono stato eletto sindaco, io ho giurato sulla Costituzione. Mimmo Lucano ha detto chiaramente, io rispetto la Costituzione e non c'è nulla di male di mettere la fascia oggi e me ne assumo tutta la responsabilità. Sono qui come amico di Mimmo, perché sono stato a Riace in tempi non sospetti e continuo ad esserci. Sono qui come compagno di Mimmo, sono qui come collega sindaco di Mimmo e sono qui per dire una cosa brevissima, vorrei dire tantissime cose dentro, ma ne dico una sola. Guardate che in Calabria, se c'è qualcuno che deve andare in carcere, non è chi fa quello che fa Mimmo, non ci può essere il reato d'amore. In Calabria, in carcere, ci devono andare gli ndranghetisti. Quelli ci devono andare in carcere, non Mimmo Lucano. E dobbiamo dirlo con forza, con forza. Quelli che ci fanno saltare le macchine, quelli che ci hanno distrutto il territorio, non Mimmo. E allora mi fermo e vi faccio un appello, lo diceva prima Tiziano, però attenzione, non fermiamoci qui. Oggi è una giornata di speranza, siamo tanti e tanti. Continuiamo domani e continuiamo a vedere più quello che ci unisce rispetto a quello che ci divide. Per favore, fino alla vittoria, sempre. Tra i tanti sindaci c'è la rappresentanza di Napoli e poi c'è stato un sindaco che in questi giorni si è autodenunciato. Ha detto: io ho fatto la stessa cosa di Mimmo Lucano, anche non essendo qua. Ed è il sindaco di Cerveteri che ha fatto un po' di strada per essere qui oggi. Grazie. E buona giornata a tutti, io sono contento che oggi piova, perché è bello che riempiamo le piazze quando piove, significa che la nostra forza non la ferma nessuno. Io non voglio parlare di Mimmo Lucano, voglio parlare un secondo di immigrazione, perché ogni volta che salgo su un palco, qualunque sia l'iniziativa, parlo di immigrazione. E le persone che mi stanno intorno, quelli che lavorano con me, mi dicono: lei però non sempre di immigrazione, perché poi ti fischiano, poi si arrabbiano, parla anche di altri temi. E a un certo punto ci ho pensato se era giusto in questo momento in Italia magari parlare anche di altre cose, non seguire il governo che ci fa il refrain sempre su questo tema. Poi ho capito che no. Noi dobbiamo parlare di questa cosa perché è quella che fa la differenza, è quella che traccia la linea netta tra dove stiamo noi e dove stanno loro. È una linea che non può essere demarcata se non dalla Costituzione. I sindaci sono quelli che stanno in prima linea, sono quelli che diversamente dai nostri parlamentari non sono cooptati dai segretari di partito, sono scelti dal popolo. Un sindaco deve avere le croci sulla scheda e i consiglieri devono avere il nome scritto sulla scheda con grande energia. E per stare in prima linea spesso ci prendiamo un sacco di avvisi di garanzia, ci prendiamo dei rinvii a giudizio, ce n'ho tantissimi. Alcuni, non ci crederete, per vicende urbanistiche che sono accadute nella mia città quando io non ero nato. E quando io ho chiesto al PM come mai i tecnici d'allora, gli imprenditori d'allora, non erano nessuno inquisito insieme a me, mi hanno detto: perché il reato è prescritto, adesso tocca a te. Quindi dobbiamo iniziare a dire che noi sindaci la portiamo con orgoglio questa fascia, ma la portiamo anche con grande fatica. E è vero, quando veniamo eletti, il primo giorno giuriamo sulla Costituzione. La Costituzione ci dice quello che dobbiamo fare e per rispettarla spesso dobbiamo forzare le norme, perché le norme che ci sono nella nostra nazione non sono in linea con i diritti sanciti dalla Costituzione. Bravo! Io in questi giorni, infrangendo il regolamento del mio comune, ho deciso di dare lo scuolabus a una famiglia che ha due bambini diversamente abili con una grave malattia degenerativa e se avessi seguito il regolamento uno di due non sarebbe potuto salire su quello scuolabus. E quindi sono pronto a rispondere di fronte a tutti i magistrati, perché non mi ha eletto il governo, non mi ha eletto la magistratura, mi ha eletto il popolo e prima devo rispondere a loro. Chiudo, perché il tempo è poco e le cose da dire sono tante, ci sono tante persone che le dicono meglio di me. Io voglio stare in questa piazza, con questi colori, con le parole che ho sentito, perché Mimmo Lucano principalmente ha dimostrato al mondo che l'Italia non è quella che racconta Salvini, l'Italia è quella dell'accoglienza. Chiudo. Cerveteri alcuni millenni fa aveva tre porti, sempre aperti, e in uno di quei tre porti c'era libertà di culto. I greci e i fenici nella nostra città potevano pregare i loro dei,
Già allora noi eravamo un popolo accogliente e lo siamo ancora. Chiudo con un saluto. C'è una meravigliosa poesia di Cavafis che io adoro, che dice che mentre nell'alta città il governo parla, dice che arriveranno i barbari, arriveranno i barbari, arriveranno i barbari. Passa la giornata, tornano gli emissari, i barbari ai confini non c'erano. E i politici si dicono peccato, perché quegli uomini erano una soluzione. Ecco, i barbari non stanno arrivando, i barbari stanno al governo e sta a noi dimostrare che un'altra Italia c'è. Sarà il momento dei fischi, li prenderemo, ma arriverà il momento in cui quelli che verranno fischiati sono quelli come Salvini, che a 70 anni dalla Costituzione ancora se la mettono sotto i piedi. E noi rispettiamo i nostri padri e le nostre madri costituenti e tutti quelli che hanno fatto la resistenza e che hanno dato il sangue perché Mimmo Lucano oggi possa essere qui. Mimmo Lucano libero, l'Italia libera.